metto davanti a tutto l'uomo. Allora qui è chiaro che la garanzia lavorativa per i nativi deve avere la capacità di combinarsi anche con l'apertura, l'accoglienza e la condivisione del bisogno di chi sta ancora peggio di noi. Ecco, e qui ritorniamo all'importanza degli attori in campo, cioè che ognuno faccia bene la sua parte. Ovviamente i politici e gli uomini dell'impresa e soprattutto della finanza hanno una grave responsabilità e devono realmente, adesso andiamo verso il G8, devono veramente ripensare, no? Quale debba essere una finanza veramente creativa, quindi rispettosa del bene oggettivo dell'impresa, che a sua volta ha come bene primario il soggetto del lavoro. Faccio sempre questo esempio di fronte ad un caso molto delicato che vivo sulla mia pelle, che è la situazione della chimica a Marghera, vicino a Venezia. No? Ecco, allora, non si può intervenire sulla prospettiva che dovrà avere questo grande comparto, semplicemente ragionando in astratto, dicendo la chimica è compatibile con Venezia, non è compatibile, la chiudiamo, la apriamo. I nostri padri hanno fatto un certo cammino, noi siamo figli dei nostri padri, dobbiamo affrontare il futuro un passo dopo l'altro, rispettando e anche portando le conseguenze eventualmente negative di certe scelte che non si potranno risolvere da un giorno all'altro. E qui il people first conta. Io non posso mettere fuori migliaia di lavoratori perché la chimica è un rischio. Lo dovrò costruire un cammino. Questo vale anche più in generale per il problema dell'occupazione. Quindi io credo che sono questi, dopo il criterio del primato del soggetto del lavoro sul capitale e sulla finanza, la quale dovrebbe avere come scopo ben equilibrato permettere di traguardare il futuro, di guardare al futuro partendo dal presente, quindi restando molto legata al tema della produzione, arrivano i grandi criteri della sussidiarietà, della solidarietà, con cui anche costruire l'impresa e rigenerare il mercato. Mi sembra che il meticciato sarebbe un buon tema per il G8. Ah, sarebbe interessante, sì, se fosse affrontato non come appunto un modello teorico da perseguire, ma come un terreno su cui è in atto un processo da orientare. Eminenze, grazie. Grazie a lei.